suo nome è stato accostato, diciamo, a questa vicenda, non tanto alle sfumature dell'inchiesta, proprio alla vicenda, quindi alle conversazioni, insomma, che ci sarebbero, insomma, il suo nome figurerebbe in queste carte. Come commenta? Ma quello che ho letto io sul giornale, da un punto di vista del rapporto con l'inchiesta, c'entra niente, quindi apprendo che vi è stata una telefonata tra Francesco Macri e un'imprenditrice, nella quale telefonata Francesco Macri, come dire, sottolineava il gradimento circa il fatto che io potessi passare a Fratelli d'Italia. Era qualcosa, da un punto di vista personale, mi fa molto piacere, perché il fatto di poter rappresentare, come dire, un apprezzamento da parte di una persona che io stessa apprezzo, trovo che sia del tutto legittimo che faccia piacere. La valutazione generica è che, poiché nulla c'entra, trovo un po' sorprendente che questo materiale divenga materiale pubblicato, ma insomma siamo abituati anche a peggio. Per quanto riguarda il dato politico, io, e questo invece è una questione più seria, non ho mai nascosto in questo ultimo anno e mezzo il desiderio di una rivisitazione del centrodestra in maniera, direi, riconducibile a un PDL 2.0 che veda sempre più il mondo dei conservatori e quello dei liberali uniti, chissà anche forse uniti davvero, cioè in un unico soggetto politico che in qualche modo ci porti nella Terza Repubblica. Ho partecipato agli eventi di Giovanni Toti, non a questo famoso, ma a quelli meno famosi. Ritengo che Forza Italia abbia bisogno di una rivoluzione interna robusta, definitiva e decisiva, che dopo 25 anni si impone, perché quando si passa dal 40% al 6% qualche problema c'è. Ritengo che quel centrodestra vada in qualche modo modificato in un rapporto diverso di forza, e quindi questo non solo l'ho detto in maniera privata, ma l'ho detto anche in maniera pubblica.